Buona domenica e buona pausa caffè a tutti, ben ritrovati. Dunque, avete visto il titolo di questa domenica, di questo nuovo video di pausa caffè? Avete visto, si intitola La dura vita dello studente fuori corso. Dunque, devo ringraziare per questo video, devo ringraziare, cioè, me l'ha proposto. Avete visto che qualche mese fa, non so se siete a conoscenza di questo, ma sicuramente molti lo sono. Qualche mese fa a Bologna c'è stato il crossover con l'amico, il caro amico Elia Bombardelli. Ci siamo incontrati, grazie anche a Gianmarco e a Sergio di Ingegneria del Suicidio, e abbiamo fatto due chiacchiere in compagnia con parecchi amici di Bologna che sono venuti a trovarci. Colgo l'occasione ancora una volta, come ho già fatto nei mesi precedenti, per ringraziare le persone che ci hanno seguito. Tra le domande che in quel pomeriggio, non molto freddo per la verità, ci sono state, c'è stata la domanda di un amico, credo, con il quale credo di essermi sentito al telefono più di una volta, tra l'altro, da Napoli, Andrea. Non faccio il cognome, Andrea, ma non so se sei all'ascolto, se sei all'ascolto scrivimi sotto. Andrea mi ha scritto: sarebbe bello che in uno dei tuoi video della domenica parlassi degli studenti fuori corso. Bene, allora ho preso la palla al balzo, ho preparato un po', cioè, ho pensato un po', perché io questi video ci penso magari la sera, ma andare a dormire, o mentre magari sono a letto che mi sto per addormentare, penso un po' a come organizzarli questi video di pausa caffè. Bene, e credo che sia effettivamente un argomento che può toccare le corde di tantissimi ingegneri o studenti che frequentano la facoltà di ingegneria, ma non credo solamente alla facoltà di ingegneria, facoltà di fisica, matematica, tutte le facoltà scientifiche, ma anche, no, non so se c'è all'ascolto qualcuno che frequenta magari qualche facoltà umanistica, ma lo scriva sotto, mi farebbe piacere che anche loro facessero parte del nostro clan, del nostro club, no? Allora, intanto facciamo subito, dopo fatto questa premessa mi sembrava giusto, e saluto Andrea con il quale, ripeto, mi sono sentito qualche volta al telefono, se è lui, spero di non sbagliare. Chi è intanto lo studente fuori corso? Cosa significa essere studenti fuori corso? Significa appartenere a quella categoria di studenti che hanno frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti di quell'anno accademico. Quindi faccio l'esempio, magari non so, in quell'anno ci sono i seguenti esami con i seguenti crediti, quindi algebra lineare, geometria analitica, analisi matematica al primo semestre. Al secondo magari c'è chimica generale, fisica generale 1, fondamenti di informatica e calcolo delle probabilità. O magari e meccanica razionale. Adesso ho inventato questi sei, non avete sei? Questi sei insegnamenti. Bene, lo studente fuori corso è colui che ha frequentato tutti questi, la frequentata di tutti questi corsi, quindi ha frequentato, però è in difetto di esami dati, di crediti quindi. E quindi è costretto a iscriversi all'anno accademico successivo con la dicitura studente primo anno fuori corso, perché non ha ultimato, non ha conseguito, diciamo, quel numero di crediti necessari per iscriversi al secondo anno. Uno potrebbe dire, ma che differenza c'è tra uno studente fuori corso è uno studente ripetente? Allora, lo studente ripetente cioè, per la verità, da quello che mi risulta, in molti atenei, in molte facoltà, non c'è nemmeno questa differenza per alcuni. Non so perché, ma sono dell'idea che non tutti i docenti universitari siano proprio a conoscenza di questo, non lo sanno spiegare nemmeno loro. Lo studente ripetente invece è in difetto di insegnamenti da frequentare, sempre per il passaggio all'anno successivo. Infatti, quello che differenzia sostanzialmente lo studente fuori corso dallo studente ripetente, quindi lo studente ripetente è in difetto di insegnamenti da frequentare. Infatti, il fuori corso non ha l'obbligo di frequenza, il ripetente sì, mentre questo sarà mica Andrea che mi scrive. Diciamo che questa è la definizione che credo molti di voi forse la conoscete, credo che molti di voi sappiano,
conoscano questa definizione. Magari c'è qualche genitore che l'ascolto, che so che anche i genitori guardano i miei video, anche qualche... Cari amici genitori, anche io sono genitore quindi vi considero amici, sappiate che questa è la distinzione. Però volevo parlare, tutto questo pistolotto che ho di introduzione, perché voglio mettermi dalla parte dello studente fuori corso, perché chiaramente anch'io ho frequentato la facoltà di ingegneria, mi sono sì laureato, ma duramente sono anch'io stato uno studente fuori corso. Sono stato uno studente fuori corso perché lo studente fuori corso non va considerato la bestia, no? L'asinone che... No, attenzione, perché ci sono molti motivi per i quali che portano lo studente a essere considerato studente fuori corso. Poi tra un po' vi dico anche la mia esperienza. Si può essere fuori corso, credo, in ogni tipo di corso di studi, in ogni facoltà alla quale uno è iscritto, perché ogni facoltà universitaria ha le sue difficoltà. Non ci sono facoltà universitarie nelle quali si passeggia, no? Non siamo a scuola. Io mi riferisco adesso al mio esempio e alla facoltà di ingegneria. Quanti, scrivetemi sotto nei post ovviamente le vostre esperienze e ditemi quanti, no, ditemi, magari se non volete dirlo non ditemelo, ma se non avete problemi non vi vergognate, scrivetemi se siete ripetenti o fuori corso anche voi, e sono sicuro che un buon 70, forse 80% di studenti iscritti alla facoltà di ingegneria sono stati almeno una volta fuori corso. Sì, perché essere fuori corso, da come ho dato questa definizione, non significa... Ah, intanto significa aver frequentato tutti quanti gli insegnamenti dell'anno. Uno li ha frequentati e chiaramente ha anche studiato per la preparazione all'esame. Però cosa succede? Se uno ha in un anno accademico, non so, 6 esami da dare, 5-6 esami, diciamo che può essere questa la media, possono essere 7, 5, 4, insomma, questo è... E il punto è che uno ovviamente parte, ogni studente che paga una rettore universitaria, e anche che credo paghi profumatamente questa rettore universitaria, credo che abbia tutta intenzione di completare quel numero di crediti che gli consentirà di iscriversi all'anno dopo, all'anno successivo. Il problema è che ci sono poi una serie di variabili che vanno prese in considerazione, e di cui abbiamo parlato anche in altri video. Sì, perché è chiaro che se io devo dare, devo portare a termine, devo mettere in saccoccia 5 esami. E bisogna vedere però di che esami stiamo parlando. Perché stiamo parlando di 5 esami di cui 3 o 4 sono esami solo orali, no? Beh, diciamo che io riesco a completare. Probabilmente in altre facoltà ne hanno anche 10 di esami, 12 da dare durante un anno. Mi viene in mente la facoltà di medicina che è una quantità di tanti esami ogni anno, però non sono esami, diciamo, tutti scritti orali. Ecco, facciamo l'esempio della facoltà di ingegneria, che è considerata forse quella più complicata di tutte. Se io ho il primo anno e sono al primo anno, quindi vengo dalla scuola e ho algebra lineare e geometria analitica, analisi matematica 1 al primo semestre. Mettiamo che ho la prova di idoneità di inglese, anche di lingua, quella me la lascio per ultima, come ultima. Che poi non è, insomma, essendo una prova di idoneità, non credo che sia lei che ci fa essere iscritti al primo anno fuori corso. Comunque, al secondo anno poi, e quindi io devo dare, no? Tra gennaio e febbraio, fine dicembre, devo dare questi due esami: algebra lineare, geometria analitica e analisi matematica 1, tutti esami scritti orali. Dopo, però, io ho quel tempo là, quel lasso di tempo, che se qualcosa mi va storto, e può capitare che mi vada storto. Cosa succede? Succede che poi all'altro semestre ho chimica, fisica, mettiamo fondamenti di informatica e calcolo delle probabilità. Adesso mettiamo le tre: fisica, chimica e fondamenti di informatica. E allora io devo avere la certezza di aver passato quegli esami, perché se io non ho passato quegli esami, allora a quel punto ho sul groppone anche uno dei due o entrambi, sono a quota 1 o quota 0 ancora, nel momento in cui io inizio a frequentare gli insegnamenti del secondo semestre. Facendo un esempio per capirci. Stesso discorso dica di per il secondo anno. Ho passato il primo anno e ho passato il secondo anno. Al secondo anno che ci può essere? Al secondo anno ci può essere, per esempio, al primo semestre del secondo anno, io sono in corso, no? Mi sono iscritto al secondo anno, quindi sono ancora in corso, ho analisi matematica 2, che potrei avere, calcolo delle probabilità,
Potrei avere al secondo anno, non mi ricordo più, ho chimica, non mi ricordo, potrei avere meccanica razionale, potrei avere sempre al primo semestre, cosa potrei avere? Calcolo probabilità, analisi matematica 2, va bene, mettiamo questi due. Magari io dico, cosa dico? Macchine termiche? Può essere? Secondo semestre del secondo anno potrei avere fisica generale 2, potrei avere meccanica razionale. Vabbè, mi ripeto. E come terzo esame che fanno 5 del secondo anno, che potrei avere? Potrei avere fisica tecnica? Vabbè, mi è venuto in mente questo. Adesso non ricordo nemmeno io come erano organizzati. Ecco, anche qui sono cavoli amari, perché, cioè, avete capito? Essere fuori corso non è che significa per forza essere degli asinoni. E questo lo dico soprattutto ai genitori che possono essere all'ascolto. Perché uno studente, ripeto, una bella fetta di studenti non ha intenzione di perdere tempo. E poi ovviamente c'è quella categoria di studenti, ma della quale tutti quanti, forse almeno una volta nella vita, abbiamo fatto parte, di quelli che, no, ai quali piace perdonami la parola, il cazzeggio, nel senso che, ai quali piace anche un po' divertirsi. Ma ragazzi, ma a 20 anni, è normale che uno si possa anche divertire, no? Prendersi qualche giorno libero, mi sembra una cosa abbastanza. Poi certo, la facoltà di ingegneria non è che ti permette questa grande libertà, però è giusto anche questo, no? C'è chi ha la fidanzata o le fidanzate, c'è chi ha lo sport, no? C'è chi ha hobby più sedentari ma sempre hobby interessanti, no? Movimenti politici ai quali uno può essere iscritto, si usa ancora, non so se all'università c'è ancora questo. Comunque, non so, magari ha delle attività nel web, vabbè, insomma, e così via, no? Uno è giusto che occupi il tempo non solo nello studio, anzi, io credo che sia doveroso, ne ho già parlato altre volte di questo. Però, ripeto, c'è sempre questa spada di Damocle degli esami. Faccio l'esempio del mio caso. Io ringrazio sempre tutti quanti per essere considerato no, un punto di riferimento, però io anch'io ho avuto 20 anni, in quell'età uno non è che, soprattutto i maschietti, non è che le femminucce sono più mature rispetto ai maschietti, a 20 anni tutti quanti abbiamo avuto un po', no? Ci piaceva a 20 anni un po' anche fare cose al di fuori dell'ambito universitario. Comunque io mi ritengo una persona, ero una persona abbastanza studiosa, e ricordo che al secondo anno mi imbattei, si può dire, penso di sì, ho frequentato il corso di analisi matematica 2. Dunque, il mio corso di analisi matematica 2 era tenuto da una docente di cui ricordo nome e cognome, moglie di Giacomo Crosa. Sapete chi è Giacomo Crosa? Un giornalista, adesso non lo vedo, un po' di anni che non lo vedo più. È il giornalista che in pratica al TG5, al termine del giornale, faceva la rubrica sportiva. Giacomo Crosa. E Giacomo Crosa è un ex atleta professionista. Era moglie di quella, questo non si dice niente, giusto per. Il nome di questa docente era Bruna e il cognome iniziava con la G. Non lo voglio dire. Allora, una docente, faceva il suo corso, lei teneva il corso col camice bianco. Ancora oggi qualcuno c'è, alla Sapienza c'è ancora qualcuna che fa il corso col camice bianco. Niente di male, ovviamente, in tutto questo. Allora, non la ricordo come una docente, una professoressa di grandissimo spessore dal punto di vista delle spiegazioni, anzi, tutt'altro. Tutt'altro. Ricordo che, vabbè, il corso di analisi matematica 2 che ho fatto io era un corso che prevedeva gran parte anche analisi complessa, perché al tempo analisi 2 era un esame, secondo me, forse più tosto di analisi matematica. Tenete presente che io analisi matematica 1 ho presi 30. E con grande certezza, insomma, ho frequentato questo corso e penso che al termine del corso io fossi, diciamo, sufficientemente preparato per passare all'esame. Il punto qual è? Che questo corso avveniva nel primo semestre del secondo anno. Io l'ho frequentato e poi ho sostenuto l'esame. L'esame l'ho sostenuto la bellezza di 3 volte, credo, tra gennaio e febbraio. 3 volte, ricordo, 3 volte. Secondo me facendolo bene. Il problema qual è? Che questa docente, al termine della. Dunque,
durante l'esame lei c'era, lei era presente, però mi risulta che non correggesse lei i testi, insomma, i compiti fatti, i fogli che lo studente rilasciava, non li correggeva, li correggeva, si diceva lì, un altro docente, insomma, del tempo, anche lui molto cattivo e non molto giusto. E io ricordo che 3 volte l'ho fatto l'esame e io credevo alla fine, sapete quando uno fa l'esame e dice, fatto un buon lavoro, fatto bene, si discuterà solo del voto, 24, 25, vedevo alla fine si era scritto no, lei scriveva no se è bocciato, scriveva sì, credo, e poi c'era un orale da fare, c'era un orale, ma ricordo che però in questi tre volte nelle quali ho fatto l'esame, c'erano delle discrepanze, cioè chi l'aveva fatto bene era stato bocciato, magari chi l'aveva fatto male. E chi aveva copiato anche da me, perché mi ricordo una ragazza che aveva copiato da me, ma l'aveva passato però, mentre invece io no. Insomma, era. E quindi anch'io mi sono imbattuto in casi di. E quindi capite che ho dovuto farlo la quarta volta l'esame, un esame non è una cosa semplice. E quindi a giugno, ricordo, nel caldo di giugno, l'ho fatto la quarta volta, passandolo con alla fine un bel 27, ricordo, poi lei era una persona molto antipatica, devo dire. Vabbè, questa è una cosa mia soggettiva, però molto antipatica. Mi disse, lei ha fatto un ottimo compito, però lei non arriverà mai alla perfezione. Ricordo questa frase, lei non sarà mai perfetto, non arriverà mai alla perfezione. Ricordo questa frase, era una persona molto antipatica. Tra l'altro ricordo che in tutti questi mesi nei quali eravamo un gruppo di studenti in grande difficoltà che non riuscivano a passare lo esame. Ricordo che andavamo a cercarla in ufficio e quando lei non ti rispondeva alle domande, era poco chiara. E mi ricordo che dunque, il libro che utilizzavamo era I Ghizzetti Rosati, che è un libro che utilizzo anche io, molto, come il miglior libro di teoria, analisi 2, ce ne sono due, c'è cioè analisi 1 e analisi 2. Ecco, andavamo dal professor Francesco Rosati, autore di quel testo, che ricordo era un professore bravissimo, cioè ci riceveva nel suo ufficio e ci spiegava gli esiti d'esame che venivano dati da questa docente qui. Ricordo che stava andando in pensione, ricordo che diceva, io l'anno prossimo, tra pochi anni, ricordo di aver seguito, ricordo che al secondo semestre, per avere le idee chiare, seguivo il suo corso, lui teneva il corso, era docente di analisi 2, al corso di ingegneria, credo, o civile o edile, credo. E lui seguiva questo, lui frequentava, lui teneva questo corso. Ricordo che era una persona squisita, bravissima, e mi ricordo la frase, me ne andrò in pensione perché ho deciso di dedicarmi ai miei nipotini, ricordo questa frase qua. Comunque, tornando al discorso, questa è la mia esperienza, che quindi voglio dire, essere fuori corso, lo dico sempre ai genitori, non è una vergogna, anzi, è una cosa, credo, per studenti di ingegneria, ma non solo, ripeto, è una cosa, direi, stranormale. Direi che è anormale, cioè è fuori dal normale essere in corso per tutti i 5 anni. Io non mi sono laureato in 5 anni, non lo nascondo, ma che devo dire bugie? No, no, assolutamente. Ma credo che pochi si riescano a laureare alla facoltà di ingegneria in 5 anni, molto pochi. Io poi ho conosciuto in quegli anni persone, ragazzi, studenti che erano dei veri e propri, delle vere e proprie bestie, degli animali che riuscivano a stare in corso. Io per colpa di quell'esame lì, poi cosa succede? Anche basta un esame, si accavarono gli altri, quindi uno non riesce a completare quel numero di esami, o ad oggi si parla di crediti, che appunto gli consentirebbero di iscriversi all'anno successivo. Quindi uno si accavalla tutto quanto, e quindi può essere un primo anno, secondo anno, può essere 1 o 2 anni fuori corso. Molto, ripeto, vicino al discorso del ripetente che invece ha l'obbligo di rifrequentare quel corso. Io non ricordo al tempo se io penso che al tempo non avessi nemmeno la percezione, comunque l'esatta definizione di fuori corso e di ripetente differenza. Non c'è questa grandissima differenza. Comunque, caro mio Andrea, questa è la mia idea. Cioè, la mia idea è che per quegli studenti che comunque si fanno il mazzo e studiano, perché io comunque ricordo che
media studiavo dalle 6 alle 8 ore al giorno, non è che stessi a divertirmi, non è stato un'ora sui libri e poi ne uscissi, uscivo e andavo, no, insomma. Poi c'è anche il discorso, poi c'è un altro discorso che va detto. Io provenivo da un'altra regione, stavo sempre in trasferta. E quindi quando uno si iscrive ad una facoltà universitaria e non è di quel posto, non è una scusante, non è un alibi, però faccio un esempio, no? Uno studente napoletano si iscrive all'Università Federico II, facciamo un esempio, o uno studente di Milano si iscrive al Politecnico di Milano, è un discorso. Se uno studente sardo, come ero io, va a iscriversi alla Sapienza, al Politecnico di Torino, va a iscriversi a Trieste, insomma, c'è il discorso che un isolano non è un alibi, però sappiate che, non so se c'è qualche isolano all'ascolto, per un isolano andare, come si dice, come dicono gli isolani, in continente e andare a vivere lì, l'isolano non può tornare, cioè non è facile tornare a casa tutte le settimane, come magari fa. Io ricordo che quando io frequentavo il mio corso c'erano ragazzi di Latina o di Frosinone a Roma, prendevano fine settimana, prendevano i mezzi, se ne tornavano a casa dai genitori, e io non avevo questa possibilità. Certo, non essere tra gli affetti di casa, essere soli, parliamo di persone di 18 anni, 19 anni, ragazzi, ragazzine ancora per quanto mi riguarda. E anche quella è una difficoltà. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che la facoltà di ingegneria è difficile, è molto complicata, il fatto che uno inizia a avere sulla testa esami mancanti e quindi diciamo che è abbastanza, diciamo, consuetudine, abbastanza normale trovarsi fuori corso. Questo era da specificare. Poi ovviamente uno che fa consigli non è il consiglio di essere per forza, beh, se uno riesce, se uno è bravo, e anche dico io fortunato, perché uno deve essere anche un po' un pizzico di fortuna ci vuole sempre, beh, allora può sperare di avere un anno in cui è fuori corso, forse neanche. Adesso oggi io non conosco le dinamiche dell'università, ma da quello che leggo, dalle cose che mi scrivono, i ragazzi che vengono qua, che mi dicono, che mi scrivono via mail, ragazzi di tutta Italia, perché io ho un rapporto affettuoso con tutti i ragazzi di tutte le facoltà italiane, di ingegneria e non solo, da quello che mi dicono le cose non sono molto cambiate, non c'è molta differenza tra 20 anni, 25 anni fa e oggi, insomma. Come c'erano docenti cani a quel tempo, non ho detto che non ho fatto nomi, non l'ingegner cane, c'erano, ce ne sono anche adesso. Certo, se uno ha la fortuna di incappare, di trovare durante tutto il suo corso di studio e tutti gli insegnamenti dei docenti bravi, beh, allora di sicuro ha meno scusanti e ha più possibilità di trovarsi in corso. Spero che vi sia piaciuto questo breve video sulla dura vita dello studente fuori corso, che aggiungo e concludo, tenete conto che non solo lo studente non ha piacere di essere fuori corso, ma sentirsi le battute dei suoi colleghi che vanno avanti e lui rimane, dei genitori che dicono ma io ti mantengo qua, perché ragazzi, non tutti hanno disponibilità illimitate a casa, quindi uno dice ma io ti mantengo. Poi parliamo di lettere, per la facoltà di ingegneria, la lettera universitaria è abbastanza, poi c'è sì, c'è l'ISEE, quello che volete, però no? Qui entrerebbe in campo il mio amico Daniele Grassucci, no? Daniele, però tutto quello che vuoi, ISEE, reddito, quello che è, però comunque parliamo di lettere belle, belle toste, e quindi uno, no? Poi davanti in televisione, al telegiornale, può dire quello che vuole, i ragazzi italiani, però poi nella polpa, nella realtà. E sapete che si sta male, uno vive male, i genitori che ti rompono le balle, no? Ma tu qua, la fidanzata che magari lei, vedete, una fidanzata iscritta alla facoltà di, non so, di psicologia, io mi sto per laureare, tu sei ancora lì nelle secche insomma, gli amici, magari i colleghi che. Gli amici che sono iscritti in altre facoltà e vanno avanti a gonfie vele, i colleghi che magari, ciao, ti incontri l'anno dopo, loro sono già avanti di crediti, insomma, è una situazione molto, 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 diciamo, triste e fastidiosa. Ed è per questo che io parlerei di dura vita dello studente fuori corso. Buona pausa caffè, buon caffè e buona domenica. Ciao.